Amiche di unghie, benvenute in questa nuova live registrata dove faccio le mie unghie della mano sinistra. È diventata lunghissima anche questa diretta che ho fatto di là su Cric e Croc e insomma, non velocizzo il video perché comunque ho capito che tanti di voi, per fortuna, preferiscono guardare il video a velocità normale, anche se dura tanto, magari uno lo guarda in momenti diversi. Però invece per chi non ha tempo, non ha voglia di stare 2 ore e mezza davanti a un video, potete impostare voi stessi dal vostro schermo la velocità di riproduzione. In alto a sinistra toccate lo schermo, in alto a destra, scusate, toccate lo schermo e vi compare la rotella delle impostazioni, vi si apre una schermata con una scritta velocità di riproduzione. Ci cliccate dentro e decidete a quanto mandare veloce o lento il video, insomma. Va bene, allora qui mi faccio le mie unghie e mi tocca sempre litigare con qualcuno durante queste dirette, ma vabbè. E niente, io vi ringrazio per stare sempre qui con me, vi mando un bacio grande grande e ci vediamo alla prossima. Ciao! Hola! Voilà, voilà. Allora. Che si dice, che si dice, che si dice? Dove sta il mio? L'acceleratore, dove sta? Eccolo. Esta no me gusta. A ver si esta. Ciao. Esta tampoco. Gli occhiali, mi ero dimenticata di mettermi gli occhiali, i miei nuovi amici, amici nemici. Buongiorno, che fate? Io mi faccio le unghie. C'ho in testa sta canzone, poi YouTube mi blocca quando la vado a caricare di là. Allora, vorrei fare una cosa abbastanza veloce. Dico sempre così, poi chi lo sa. Perché uscire più tardi e quindi mi serve anche il tempo per prepararmi, preparare Gaia, eccetera, eccetera. Ciao.
Bonjour, bonjour, bonjour. Allora, facciamo baby boomer. Allora, dovete sapere che mi sono comprata le tronchesine, ma devo imparare ancora ad utilizzarle. Vediamo se riesco. Lo sai che forse mi piace di più che con la forbicina. Buongiorno Stella. Buongiorno. Oh, lo sai che quasi quasi mi piace di più. Chi di voi usa la tronchesina invece della forbice? Auguri! Mai provata tu Stella, oggi mi faccio baby boomer. E mi raccontate la tronchesina? Se avete cambiato alla tronchesina, oppure se già usavate la tronchesina e poi siete passate alla forbicina dopo che appunto abbiamo visto, e poi siete ritornate alla tronchese. Sì, ecco, bisogna imparare a gestirla perché non lo so, magari dico una stupidaggine, ma può essere che il taglio sembra più pulito. Provata, ma non mi piace. Uso solo gli angoli. Con la tronchesina mi mangio mezzo dito. Oddio, io uso tutte e due. Vabbè, diciamo che basta. Buongiorno, a scuola solo forbicine. A scuola di estetica, aspetta, a scuola di estetica era proibito usare forbicina. Già, le estetiste usano solo tronchesine, infatti. Infatti io dico sempre che un estetista si riconosce perché usa la tronchese. Buongiorno, ho poche cuticole quindi mi trovo, è più maneggevole il forbicino.
L'altro dell'altra mano sono tip, sì, sono tip, le tip coffin che ho fatto diventare stiletto, ma insomma non è che sono, la forma non è assolutamente delle migliori, ma mi piace tanto come è venuto il baby boomer. E sì, ho fatto tutto, abbiamo fatto il cambio dei mobili che dovevamo fare. Si vale solo tronchesine, esatto. Buongiorno a chi è arrivata. Ora uso forbicina, ma mi sembra meglio con la tronchesina. Sembra più pulito, è vero. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi facciamo. Io sono. Ah no, mi devo preparare. Aspetta, mi devo preparare l'unghia. Allora, io sono molto indecisa. Voglio fare in questo modo oggi. Diciamo che l'unghia sotto è già abbastanza deidratata perché prima stamattina mi sono sciolta quello che avevo. Volevo dire, che stavo dicendo? Oi, Marisa, ciao bella. Adele, ciao Vale, cosa l'ho fatto con il acrilico? Stavo dicendo che cosa? Ah, che sono indecisa se farmi la solita coffin o una mandorlona lunga. Una mandorla, una specie di stiletto ma con la punta stondata che ho sentito dire che chiamano punta coreana. Punta coreana, che praticamente ha la punta stondata e sotto non va dritto come lo stiletto, ma un pelino con la barchetta. Mi verrebbe da dire quella che noi chiamiamo mandorla lunga. Boh. Coffin, coffin. Erika, lo vedi che ci sei riuscita? Ci sei riuscita perché hai cliccato sul link mentre sono in diretta. Se clicchi sul link quando non sono più in diretta, chiaramente non ti apre dove sto io, ma ti apre un'altra cosa. Coffin. Ciao Katia. Voglio un po' cambiare però. Basta con sta canzone, e basta. Sì, metterò le tip. Ho detto basta e ancora sto qui che canto. Allora, ancora? Uff, portami, vieni, vieni qua, vieni. Vieni, vieni qua. I miei giochi, posso giocare qui? Mandorla gotica, sì, ciao. Vai. Ancora, dai. Forte. Ancora. Vai. Ma, oddio, potrebbe pure essere. Che bello. Dentro c'è di tutto. Che cosa? Vai, vai di là, vai mamma, vai. Dai, per favore, Gaia. Mi fai vedere il prodotto che ho spruzzato. È il cleaner. Che Marisa, è grande cleaner è cleaner. questo?
Falle tutte diverse, così accontenti tutti. Sì, come no, Kira, ci stavo a pensare. Ci stavo proprio a pensare. Allora, una. Ce l'ho fatta da sola. Ce l'hai fatta da sola? Fammi vedere. A me prima. È 4 e 5. È 4 e 5. Vediamo se allora 0, 1, 2, 3 e 4, 5. Guarda la mia calcola sporca. Vabbè, levati, levati, dai, mammina. Bravissima. Dammi, mamma. Dammi. Mettilo a posto tu. Metti qua. Guarda. No, no, il cleaner trasparente. No, al contrario, amore. Il trasparente, quando faccio, diciamo che quando mi deve servire come deidratante, il trasparente. Allora, indice. Pollice. Anulare. Anulare. Medio, mettiamola. Guarda medio. La mia cacca. Lo so, Marisa, puoi capirmi. Anche potete capirmi. Si parla di caccole. Madonna mia. Vabbè, che dobbiamo fare? Sono tutti uguali, penso, senza peli sulla lingua, come dire. Bueno. Grazie, Gaia. Oh, Gaia, come la mia Gaia ti chiami? Grazie. Mandavi tanto bene in live di YouTube, perché proprio qui? Perché YouTube sta morendo, cari signori, ve lo annuncio. Sì, è vero, Gaia. Mi ricordo di te. Mi stai a far venire la voglia di fare le unghie pure a me. Rifiuta. Oddio. Si vede tutto sfocato? No, io vedo bene. C'ho anche un altro telefono davanti. Ho notato che con tutti che è migliore si vede comunque male su YouTube. Non ho capito, Kira. Sulle impostazioni e migliori, per vedere più nitido, si vede comunque sfocato su YouTube. Ciao Monica, le unghie le faccio perché me le mangio e quindi faccio il gel. Ok, un buon metodo per coprire le unghie, è sicuramente un metodo per smettere di mangiare. Ma ho paura di sbagliare qualcosa e rovinarmi le mie unghie. Claudia, hai visto i 3 video che sono fissati in alto qui sul mio profilo? Sono 3 video per spiegare come fare il cadaverino nails per non rovinarsi le unghie. Allora, voi sapete che vi dico sempre che grazie alla stupida unghia mia naturale io devo attaccare le tip verso l'alto, perché se no appunto vanno verso il basso. Ma siccome voglio farmi uno stiletto, me le attacco seguendo la mia unghia naturale che va verso il basso, perché poi con lo stiletto cerco di tirarmelo su. Cadaverino fantastico. Infatti una ragazza in un commento mi ha scritto: ma è per Halloween, perché giustamente. Che è successo qua? Già si è asciugato. Bene, mi sono vestitino. Guarda, si toglie. Farò una mandorla stilettata,
ma che ne so, ho uno stiletto mandorlato. La tua piccola è una forza della natura, mi ricorda la mia quando era una nerottola. E poi quando è cresciuta? Sì, una mandorla. Mamma? Che c'è? Dove stai tenendo i capelli di Nenuco si toglie? Sì. Sì. Guarda dove sta, non c'è la Nenuco. Eccola. Vedi come va verso il basso? Sì, non la aggiusto. A me non si stacca con tutto il varo, metto smalto. No, no, non è possibile, Kira, con quel metodo che ho fatto ultimamente non è possibile che non si stacca, sbagli qualcosa. Un disastro. Sono contenta di sentirlo, sono contenta. Queste sono le coffin di Beauty Space Nail. Ah, volevi vedere l'anello? Allora, la fede è oro rosa. L'anello è un anello di AliExpress che compro e ricompro ormai da almeno, boh, forse 3 anni. Perché mi piace tanto. Guarda come va verso il basso. Se la attacco seguendo la mia unghia. Ma che ne so, si aspetta che mo ti leggo, fammi prima attaccare qua. Ma che ne so, mi si attacca di tutto su ste unghie, buono da una parte ma non dalla... Beh, ma pure lo che non si stacca con lo smalto sotto è strano, eh? Segui quello che faccio in questi video dei cadaverini? Allora, viste così pure, ma poi quando le guardi di profilo vanno verso il basso. Questa è sempre di Beauty Space Nails come le tip. beautyspacenails.com. Beauty Space Nails, www.beautyspacenails.com. Allora, prendiamo il nostro tagliatip, anche questo su Beauty Space Nails. Prendiamo la misura, ma sì, la più lunga, lo spessore più lungo. E come al solito il medio è più... Ma perché il medio mi viene ricco? No, ho fatto giusto finalmente. Faccio la ricostruzione solo, ma dopo una settimana mi si stacca. Consigli? Sì, forse sbagli la preparazione. Poi ti si stacca. Che vuol dire ti si stacca? Ti si stacca dalla cuticola, ti si stacca, ti si rompe.
E basta con sta canzoncina. E dai. E dai. E dai. E su. E su, Maria. Allora, sto piegando le tip. Piego le tip perché così si fanno già da sopra, se le guardi da sopra praticamente hanno già una forma mandorla. Oh, no, è caduta. Mannaggia la paletta. Adesso. Bene tutti di fuori. Non so se... Guarda, mamma, sono tutti dormendo. Brava. Sì, con colla per le unghie o gel. Perché è liscia liscia quella copertina, ecco perché cade. Io la metto qui allora. Dove? Qui, sulle sedie. Qui va bene, ragazzi. Ragazzi, mi rispondete? Ecco qua. Ciao, amico. Tu novia, sono sei di Roma. Mamma. Si chiama Nuco, anche quella bimba si chiama Nuco. Sì. Due ci stanno Nuco. Perché ci stanno due gaglie che c'è una gaglia nuova. Dove? Che sta piccola come Ryan e... una si chiama Nuco e poi ci sta una gaia danza che è piccola, che è piccolissima piccolissima, che due gaie che ci stanno quasi come me. Davvero? Sì, due. Ciao Nuco, senti, ti volevo dire una cosa. Prova. Adesso mi metto sulla sedia della copertina. Quando c'è una storia di Vana di Matilde, prendo questa e vado sotto. Ciao! Ciao! Bene, oh, copertina, stai attenta! Bene! Pulisco gli ammaghi. Aia! Sì. Vuoi dare un attimo questo? Che cosa? No. No. Ma non c'è il telefono. Tesoro, ho detto no. Bene, andiamo tutti a cambiarci il... Porco, e lì, qui sì, non è un porco.
fammi dare un colpo. Questo. Ho fatto la cacca addosso. Ho fatto la cacca addosso. Basta! Dicevi a me? Sì, dicevo a te. Anche a papà? La diretta? Sì. Guarda come dice, come detto. No, non è russa. È una mandorla classica. Marrone bellissimo, papà. E questo marrone? No. Dove colore è? No. Un colore celeste. Come il maialino, colore maialino. Fammi scendere. No. Fammi scendere. Stecchi. Che hai detto? Stecchi qui. Dove stanno le sue mutandine? E che ne so io, Gaia, tu fai un macello. Una russa con queste uscirebbe? Sì. Ci racconti come hai iniziato con il mondo social? Allora, come ho iniziato? Dunque, fammi pensare. Nel 2008 Gaia, porfa. Nel 2008 ho aperto il profilo Facebook. Perché si cominciava a facevo parte di un forum di unghie e si cominciava appunto ad allentare un po' la presenza su sti forum, perché appunto era arrivato Facebook e si creavano gruppi Facebook di unghie, e ho aperto il mio profilo e insomma ho trovato tante persone che erano in quel forum su Facebook, e piano piano uscivano gruppi su gruppi. E niente, credo che ho cominciato a fare video su YouTube nel 2000. Ah, non ricordo. Non ti segue Beauty Space Nails, cioè? Scusate, stavo parlando, non vi ho letto. Le tip Beauty Space Nails. Coffin Beauty Space Nails, non ti segue, prego. Ah, c'è un profilo che si chiama Non ti segue. Mamma mia, raga, ma come fate? Ma che fantasia ci avete per mettere questi nickname complicatissimi? Infatti ho letto Non ti segue Beauty Space Nails, ma che vuol dire? Vabbè. Ero intenta nel mio racconto. Ma no, non ti scusare, è una mia considerazione il fatto di che mica sei l'unica. A volte vedo dei nickname che dico, ma pensa te, ma che fantasia.
che poi mi fanno pure sorridere, cioè mi fa simpatia sta cosa, però sarà che io non ci avrei mai pensato a mettermi nomi del genere. E quindi? E quindi non lo so. L'ho visto dalla mia amica. Mettiamo avanti di nuovo. Allora, solamente leggermente abbasso lo scalino qua della tip, e questo angoletto qua, come in altre unghie che ho, io me lo lascio perché mi costruisce il mio laterale. In questo spazietto qua ci andrò a mettere poi il prodotto, poi con la lima pareggio tutta la situazione. Su di me lo faccio perché manco di laterali, invece su chi ha la fortuna di avere i laterali si va dritto per dritto. Vedi anche qua, guarda, io devo costruire tutto questo pezzo qua, lo devo costruire, e quindi questo laterale perfetto che già mi ha costruito la tip lo lascio. È piccolissimo. Questo è rotto. Non ti sente. Gaia, perché sta sassiendo, amore? Che Gaia! Patatina! Ma non puoi buttare. Ma che devo buttare? Questo non lo devi usare, Ma c'è un mocciolo! E allora me lo dici e te lo faccio io, vieni. Vai. 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 Come vai questi occhiali? Muy bien. Sono nuovi? No, non sono, sì, sono un po' nuovi. Sì, non ne posso parlare, ma tra una settimanella credo che già ve la posso presentare, quella cosa che stavo usando oggi. Sì, è vero, Flavio. Allora, adesso vado direttamente con i preparatori e con la colla. Con la colla. Bene, Neidi. Grande, Marisa. Esatto, è proprio questo il motivo. Ho fatto dei corsi? Sì, tanti. E ancora ne faccio. Buongiorno. Allora, cominciamo ad attrezzarci con i nostri foglietti qua, i nostri tovaglietti. Uno, due. Facciamo un baby boomer. Un semplice baby boomer. Allora, questo è da svuotare. E le coffin... Oh, che è successo? Ecco, le coffin di Beauty Space Nails. Utilizzo Beauty Space Nails e abbiamo... Gaia, per favore. Abbiamo anche un codice sconto che è Adorissimo, per risparmiare il 10%. Ho ok. Cambiato questo. Non c'è più. Che cosa non c'è più? Questo. Ok. Allora, monomero finito. Monomero sempre Beauty Space Nails. Prendiamo l'altro. BSN fa anche corsi a Catania, hanno il negozio fisico, e
So che fanno dei corsi lì a Catania, però. Allora. Pennello. Poi. È caduta Stanenuco. Stanenuco è caduta? Allora, Ultra Band Primer, grazie Marisa, grazie, faccio acrilico, sì. Ultra Band Primer utilizzo sotto al sistema acrilico. Lo metto sull'unghia naturale, non c'è bisogno di metterlo sulle tip. Con acrilico non c'è bisogno neanche di opacizzare la tip perché si attacca tutto benissimo. Bene, allora mettiti giù. Giù qua. Okay. Patatina. Metto qua, mamma. Senti, amore, lo sai che stai facendo un rumore tantissimo? Insomma. E lo metto 10 secondi in lampada il primer. È quasi finito. Oggi mi fa. No, che ho finito, ho appena iniziato. Allora, Tatina, porfa, eh. Mi serve il pelotto. Qui. Allora, uno. Super white. Super white. Ecco white. Princess Pink. Princess Pink tutto Beauty Space Nails. Le tip sono di Beauty Space Nails. Ve le faccio vedere, quelle che ho utilizzato adesso sono le Coffin. Sono le Extend. Allora, è acrilico? Hola! Sì, è acrilico. E dunque, super white. Bianco per eccellenza. Disattiva gli inviti per questa live. Oh! Invece vale per acrilico, l'unghia naturale va preparata come il gel. Quindi, sì, certo, sì, sì. Sì, sì, sì. Base io la utilizzo quando vedo che l'unghia naturale di chi mi sta di fronte è molto flessibile e magari mi tornano con dei sollevamenti un po' importanti. Allora metto la base, altrimenti no. Queste le metti con gel o con colla? E come ti trovi meglio? Io adesso in questo momento le ho attaccate con la colla. Allora, vamos? Listo? Listo, calisto? Ok. E sopra ci puoi sia... Sì, sia gel che acrilico che acrigel. Allora, facciamo... Piego verso il basso il dito. Con movimenti leggeri spingo il mio prodotto verso la punta. Pulisco il pennello, inumidisco. Pure io sonno. Ah. E posso dormire io, bimba? Puoi dormire sul letto di Flavio, sul tuo letto. Qua scelgo. Qua. Scegli dove? Qua. Qua, mamma. Qua. Mamma. No. Comunque. E come fai a dormire lì? No, non lo opacizzo prima perché non c'è bisogno.
Ma primer acido preferito il primer bond, che non so la differenza. L'ultra bond è un primer non acido, arricchito con vitamine, ma molto aggrappante. Sì, è veloce. Una volta capito, è veloce. Allora, il anulare è peggio del mignolo, perché non riesco a tenerlo fermo. Scusate se vado fuori inquadratura, probabilmente o troppo vicino. Oh, è caduto. È caduto, mamma. Che cosa è caduto? Questo. Scusate se non vi leggo, ma quando metto la perla devo portarla a termine, perché giustamente lui si asciuga mentre lo lavoriamo, quindi se mi distraggo poi non la lavoro più. Acrilico è molto resistente, sì. È giusto, è resistente ma molto leggero. Ho utilizzato le Coffin qua. Extend di Beauty Space Nails. No, non l'ho fatto. Non l'ho fatto perché voglio testare delle cose. Non l'ho fatto lo strato di clear stavolta. C'è una bella storia di la Lady Madula, è finita. L'olio di Nim è un po' frizzante, c'era? Questo libro. Ah. A chi la racconti questa favola? A bimbe, a menuco, a due nenuchi. A due nenuchi? Ma i due nenuchi già stanno dormendo. Accidenti, che bravi, erano proprio stanchi, eh? Ferma. Gaia. Lo sto aprendo così. Non serve adesso. Sì. No. Sì. Appena vado in negozio questo bianco, sì, è bellissimo. Il mucciolo. Oddio, sto mucciolo. Aspetta un attimo. Aia. Mi sono andata a pizzicare. Davvero? Sì, qui. E questa tovaglia? Lascia. Aiuto. Questa è una è un libro, questo? Sì o no? No. Va bene. Mettiamo. Sì, all'aria, all'aria. Non dicevi a me? No. Bene, io faccio il rotolone. Ciao! Ti vedo! Ho sbattuto la sedia, ciao! Il mottolo! Sbrigati! Mamma
c'ho il mocciolino. Vieni, vieni. Vai. Forte. Vai. Ancora. Vai. Forte, forte, forte. Muy bien. Esso. Mamma mia. Vai. Bene. Andiamo in lampada, ragazzi. Ragazzi, okay. Andiamo in lampada di questi. No, Marisa, mo m'hai fatto venire. Volevo usare il Princess Pink. Sì, è raffreddata, che strazio. Buongiorno. Quella cadiri. Bene. Pure quell'altro comincia a starnutire, ma siamo a posto. Ok, allora bianco fatto. Poi manca un cassetto piccolissimo. Marisa, mannaggia la miseria, mo mi hai fatto venire l'idea. Sì, è una meraviglia. No, aspetta un attimo. Allora, Princess Pink. Princess Pink. Allora, vedete il bianco, essendo un colore con molto molto pigmento e anche molto potente, sporca il monomero. Adesso però, siccome vado a usare il rosa, lo lascio. Ecco, mamma. Oi. Te l'ho messo così. Con questa prima perla mi vado a creare ma chi è che dorme così? Ascolta, mamma mia.
Va bene così? Quando impari ad usare l'acrilico, il gel non ti piace più. Sì, l'altra mano l'ho già fatta, è questo baby boomer. Ciao Sandra. È così, è fantastico. Facciamo idratare. Ma guarda che ci lamentiamo dei figli, ma pure i mariti, eh? Allora, Marti, grazie per la posizione del gel, l'ho quasi accantonato. Lo so, è vero. E Marti, dipende, certo che se tieni la bambina, diciamo, lì con te mentre lavori, potrebbe darle fastidio, ma come odore. Però, boh, non so che dirti. Ma magari come tutti gli odori forti, più che altro. Ciao Perla. La prima perla, anche quando faccio con Acrigel, la metto proprio sullo stacco. Grazie. Aspettate che dopo torno indietro con i commenti, ho visto che scorrono. Perché mi piace molto di più lavorare l'acrilico che gli altri metodi di ricostruzione. Sì.
Grazie. Se ti sta sempre attaccata, certo è. Un po' un problema, Peccato che c'è ancora gente legata al gel. Ma siete voi che dovete fargli cambiare idea, Perché le persone che ne sanno? Se voi preferite lavorare con un certo prodotto, a loro che gli cambia? Il risultato è lo stesso. Ecco le copertine per loro. Una per me. Uno per te. Viola? Vabbè. Eccolo. Ma pensa, Melissa, ho appena attaccato le tip con la colla. E ti assicuro che non è un metodo vecchissimo. Voi dovreste, non dovreste seguire solo profili italiani, dovreste seguire profili di tutto il mondo che fanno unghie e vedere un po' anche quello che fanno gli altri. Maurizio, bello de casa, fai le unghie tu? Sentiamo cosa c'ha da dire questo signor Maurizio. Mamma, questi bambini c'hanno la coperta. Brava. Sentiamo, Maurizio, fai le unghie? Sì. O siccome è festa non c'è niente da fare, giri su TikTok. Prima di bloccarti ti do la possibilità di evitare di fare una figura di merda, vediamo. Ho preso questi, ma partimi questa qui ce l'ha Olimpia, questo asciugamano, sai? Davvero? Sì, perché la dà la sua mamma. Bene. Vieni qui, tesoro. Dannato? Dannato, Maurizio, sei ancora qui? Lui è maschio, mamma. Ma può darsi pure che sia femmina, perché tanti usano... No, è maschio! ...profilo dei mariti. I mariti usano il profilo delle mogli, per farsi i cazzi loro. No, io mi sono qui per divertirmi, siamo qui per fare spettacolo, no? Mamma, guarda, e famolo sto spettacolo. Questo grande. Che cosa hai preso? Mi stai svuotando tutti i cassetti, Gaia, come al solito? No. Tutto il parecchio. Ora ho finito. Ma signor Maurizio non commenta più. Poverino, si sarà spaventato. Salute.
Aspetta che voglio trovare un pezzo grosso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ole, ole. Ole. Certo che si spaventa. Beh. Chi? Problemi loro. Chi? Che si spaventano per così poco. Non hanno il coraggio di sostenere le loro idee. E allora lì ti asfalto. Lì ti asfalto. Ti spaventano. Chi? Con te. Sì, si spaventano con me. Con te? Perché io metto paura. Oh, Patanella! Mamma. Amore? Non dice a te, diceva alle tue amiche. Che dicevi alle mie amiche? Una cosa, non fate spaventare le mamme, i papà. Non li fate spaventare le mamme e i papà. E anche i fratelli. E anche i fratelli. E anche i nonni. Bene. Maestro, metto qui. E apriamolo. Olè. È il regalo di Gaia e di Melulè. E anche quella di Brandon al compleanno. Davvero? Sì, il 15 settembre. Ma tutti il 15 settembre fanno il suo compleanno. Ci stanno i miei amichetti. Va bene. Tantissimi. Anche mamma Paola. Anche Olimpia. Anche Ludovica. Anche Ryan. Sto preparando la cena. Patanella, arrivi tu e cominciano le condivisioni. Sei grande. Sono grande io? Prima eravamo più di 800. Oddio, che paura. Meno male che non me ne sono accorta. Ui. C'è Nuco, Simba, Nuco e questa signorina Marilu. Questa signorina Marilu. È il suo compleanno, suo. Svuota salviettine, chiudi le salviettine. Svuota. Quasi 900. Ho fatto lo... Ma dai! Grande! E che nei giorni di festa... C'è più gente libera, come dire. Vi ricordate il buco qua di prima? E non c'è più. Allora, chiudiamo questo, il Princess Pink. Chiudiamo questo. Perché blocchi chiunque ti dice qualcosa che a te non sta bene? Non l'ho bloccato. Non l'ho bloccato. Non ha più risposto il signor Maurizio. Può ancora rispondere se vuole, eh? Poi ragazze, quando fate queste affermazioni, mettetevi voi a fare le dirette e a sentirvi dire cose e poi ne riparliamo. Poi dopo che hai fatto questo, poi me la fai questa domanda. Allora, ho tolto tutto il monomero di prima perché era abbastanza contaminato. Ne mettiamo un altro goccettino perché adesso vado a incapsulare. Allora, questo qua non è clear puro, ma è clear con un pizzico di Princess Pink e mi serve per andare a incapsulare così come ho fatto di qua.
Ah, va bene, regina, queen, come ti chiami con la corona? Queen, immagino. No, io blocco, Marisa, blocco, ma devo arrivare a un bel esasperazione per bloccare. Poi c'è qualcuno che ci riesce subito, ha fatto incazzare, quindi però non era questo il caso. Brava, patatina. Sì? Brava. Avere un blocco da un confronto. Sì, ma tanto è. Sono pulitissimi. Guarda, visto che non siamo in tantissimi, no? Vediamo, eh. Come connetti via internet? C'ho un connescia. Cos'è? Stai vedendo che hanno attivato la classifica. Niente, non si può vedere se il signor Maurizio c'è. Sì, chiudo con clear. Clear con queste sono 10 parti di clear e una parte di Princess Pink. L'ho fatto un giorno durante una diretta questo miscuglio. Poi adesso chiudiamo, no, chiudiamo, insomma, devo prima limare e poi mettiamo un'unghia con i glitter rossi. No, con i glitterozzi, con gli strass, scusate, sto rimbambì. Hello. Hello, hello. Grazie Patanella, dai, goditi la live adesso. No, non è più uno stiletto, Marisa, è diventata una mandorla. Ho arrotondato sotto il laterale, sì, laterale basso. Lì dopo andiamo a togliere. Hai provato acrilico? Dunque, non ho provato il monomero di quella marca lì. Ho provato le polveri a suo tempo, appena uscito, però non mi sono piaciute molto. Però il monomero non l'ho provato, devo dire la verità. Mare? Io ho fatto cacca. Vai, Gaia. Però ho fatto cacca
mi sono pulita da sola. Va bene, adesso 202 persone lo sanno. Scusate ragazze, ma qui che dobbiamo fare? La... E basta. No, ho detto cat keep. Basta di dire sta parola. Ho detto cat keep. Va bene. Oh. Che c'è da ridere? La mamma ti dà una botta. Non ho capito cosa hai detto, Gaia. Meglio che non ho capito, eh. Non ti arrabbiare. Va bene, lo vedo. Oh. Oh. Ai. A 4 anni. Mi metto seduta qui di fronte davanti. Oh. I minions Ratunal. Pa-pa-ra-ra. Basta, tatina. Perché? Perché? Perché dopo questo video lo devo caricare su YouTube e mi fa copyright. Qui dopo andiamo... Sì, vabbè, sì. Tutto comodo. Come le limo? Con la fresa e con la lima? Oh, io so che posso fare... Le rotolone. Scusate, hai rotto, ragazzi. Ecco. Pure qui. Qualcos'altro, Gaia? Eh? Cioè, il mocciolo, quello e mo pure il rutto. E mo pure la cacca. Basta. Ora lo sto facendo la cosa. E puzzetta di dire. Uso la 100. E di dire puzzetta. Basta, Gaia, per favore. Ok. A scuola, guarda. Guardalo. Finito il monomero, ce lo facciamo bastare, eh? Prego, fritta il lima, sì. Ok, listo. Gaia, madonna mia. Allora, vi faccio vedere anche questa cosa. Che posso? No, ce l'ho. Mamma mia. Mi sa che domani tesoro a scuola non ci puoi andare, eh. Purtroppo. Oddio. Perché? Un altro giorno così. Vieni. Ecco. Da qui seduta. Da qui seduta. Grazie user 52 0198. Grazie per il vieni per il consiglio, per l'osservazione. Vieni Gaia, per favore. Lava. Vieni. È tutta lava. Vai. Qui c'è tutta la... Vai, soffia. Vai. Oh, ancora. Lo so. Vai. Ancora. Ancora.
Vai. Allora, dicevo. Ma non gli date retta a queste persone, ragazze. Ci penso io a litigare, non vi preoccupate, no? Non rovinatevi la giornata. A chi? A chi, mamma? Allora, sento che il pennello è diventato un po' esponcoso. Un po' scoso? Come si dice? Duro! Spugnoso? No, duro! Allora, vado a togliere i residui di acrilico che ci sono. E quindi prendo il mio banchetto. Il telefono sta lì. Perché? Devo passare. Ok, allora ho messo un goccino di monomero per chiudere il pennello. Mamma, e adesso ti metti più in là? No, Gaia, per cortesia. No, guarda. Gaia. Guarda il banchetto. Senti, amore. Gaia, senti. Chi devo chiamare? Nessuno. Allora spostati da qua, per favore. Se no chiudo la porta a chiave e non entri, eh. Ma guarda, sai, in effetti stavo pensando, ragazze, mo ci metto il lucido, mo metto il lucido e lascio così. Che dite? Io le lascerei così, no? Tanto potrebbe anche andare bene. Giusto? Ma sì, le lascio così, dai. Senza limare, senza niente, le lascio così. No. Guarda che Flavio ti ha detto che puoi andare in camera con lui se vuoi, eh. Non posso. Sì che puoi. Ma sta giocando. Allora, guardiamo chi sei. Guardiamo chi sei. Ovviamente non avrai né contenuti e né niente. Allora, questo account è privato, un solo follower e si chiama LaviSofi08. Mostraci qualche tuo lavoro, no? Perché avete solo il coraggio di parlare senza mostrare quello che effettivamente sapete fare? Perché detta così io non posso fare altro che risponderti male. Poi, se è quello che stai cercando, l'hai trovato. L'hai trovato. E la cosa nera è la tovaglietta, quella dei dentisti che ti mettono al collo. È quella lì sotto? Sì? Non so più l'acrilico da quando è nata mia, scusate, ogni tanto si sfoca. Ma infatti che limo a fare? Non uso più acrilico quando è nata mia figlia per la puzza del monomero. Tu quale usi? Utilizzo Beauty Space Nails perché è un odore che non è così forte. No, patatina, Gaia. Ok, adesso. No, mamma! Allora, per favore vai di là. Per favore, ti amo tanto, ma vai là. Allora, cilindretto grana 150. E per questo manco giudicare. Perché non dovrei dimostrare niente a nessuno? Ma certamente hai ragione, però allora non ti mettere in conversazioni in cui non puoi dimostrare effettivamente quello che sai fare, perché io è inutile che mi metto a discutere con te se non sei del mestiere. E come faccio io a saperlo che sei o non lo sei? Vabbè, ragazze, stop così, perché quando uno poi comincia a dire no, sto solo dicendo la mia opinione, no, basta, avete stufato questo, sto solo dicendo la mia opinione, basta, gente, ciao. Oh.
Giulia, devi chiederlo a tua mamma se è d'accordo che fai le unghie, non a me. Giulia, perfetto allora. Questa sto sui 5.000 in questo momento. Adesso uso questa, dopo uso la lima e poi vediamo che altro uso, quello che mi serve. No, questa non fa calore assolutamente, non sull'unghia naturale, perché no, la 150 sull'unghia naturale no, e poi devi comunque non soffermarti sullo stesso punto troppo a lungo, non ti devi mai fermare, devi stare sempre in movimento. Quando vengo a fare i corsi in Lombardia, chi lo sa? Quando torno, perché a Milano ci sono stata forse 4-5 volte a suo tempo. Buon pomeriggio, Giovanna Red Nails, era tanto che non ti vedevo. In Alto Adige, lo sai che in Alto Adige è molto difficile. La struttura è corretta? Mi sembra che è molto difficile arrivarci. Aspetta che devo staccare qua il prodotto. Thank you.
Oh, è una diretta impegnativa questa, eh. Mi dispiace che dovete... che dovete stare a discutere. Possono andare a fare. Ma figurati, Giovanna. Buongiorno. No, no, no. Katia è molto brava, Marisa. Non litigate fra di voi, ragazze, per favore, dai. Ah, aspetta, che è successo? Ti hanno detto... State a dire basta, ragazze. Dimmi, dammi. Un gioco di parole. Basta. Perché a questa punta a te dà fastidio? Non lo so. Forse ti soffermi troppo sullo stesso punto. Ti consiglio un po' di colorazioni. Allora, questa che sto usando, questa che ho usato e quella che ho anche su quest'altra mano è la Princess Pink. Poi c'è Beautiful Pink, che è un pochino più scuro, ma sempre rosa. No, 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 non litigate, non voglio che litigate fra di voi, ragazze. Allora, se la tieni a giri troppo bassi, ti può fare questo effetto qua. A un certo punto conviene metterla a giri più alti. Sempre sul prodotto, però, eh.
Novità in BSN? No, sta per arrivare qualcosa. Smalto marrone, no, è bellissimo, io lo adoro il marrone. Scusate, ma questa, il pollice me lo devo fare fuori inquadratura perché non riesco a girare la mano come vorrei. Sì, è vero, limarsele da sole è veramente un'impresa. Questo aerosol sta facendo effetto tutto insieme. Vai. 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 Lo so. Vai. Dai. Un abbraccio. Un abbraccio. Dai. Dai. E tu sei una principessa, io sono il re. Vabbè, tu sei il re? Tu sei la principessa. Muy bien. Ciao. Ciao ciao, princess. Non sono principessa, sono re. Re. King. Questo è finito? Sei un king. No, sono un re. E king significa re in inglese. Sono un king allora? Sei un king. Aspetta, oddio. Mamma, è vuoto? No. Sto bello? Sì. No, la curva C, oddio, che è successo? Non la curva C. Che gli è successo? Non è abbastanza accentuata? Che oddio. Ma questo è stato un momento, era un'occasione del momento. Ma senti, Lovi, come ti chiami, user 0198, ma allora, tu hai scritto, abbi pazienza, tu hai scritto, no, la curva C, così, con la paura e con la tristezza. Allora, spiega perché hai scritto così. Io ti ho fatto vedere che la curva C ancora c'è. Che dobbiamo fare? Boh. Vabbè. Comunque, dovete sapere che con il ditino qua si può scorrere verso altre live, oppure c'è la X per uscire. Quando non vi piace qualcosa, per simpatizzare, boh, va bene, hai ragione tu. Sono io che sono molto cattiva.
Sì, è l'ottavo castigo dell'umanità e quella dell'anulare è il nono, però. Che io poi non riesco manco a bloccarlo, sto mignolo. Facciamo una scommessa. Scommettiamo che user 0198 alla fine di tutto questo dirà che comunque non le piacciono. Scommettiamo. Io scommetto io scommetto il ban. Allora non te la prendere, che bella. Anche a me piacciono. Allora, se 08 è la tua data di nascita, hai 14 anni come mio figlio, e mo, detto fra di noi, sinceramente, le tip. No, a me non interessa essere master, non mi interessa proprio essere questo. Allora, se 08 è la tua data di nascita, perdonami, ma per me non dovresti manco usare sto social. Andare in giro a creare zizzania. Sono tip.
L'altra mano è già fatta, sì. Mi dici quanti anni hai? Mi dici quanti anni hai? 0198. Vediamo se sei così, visto che sei così coraggiosa. Dici quanti anni hai? Aspetta, aspetta, lo sai che io c'avevo un paio di haters sfegatate. Un paio di haters proprio sfegatate. Che pensavano di andare in giro a farmi litigare con altra gente, dicendo dovrebbe imparare quella lì, dovrebbe imparare da te, a quell'altra mia collega. Potresti essere sempre tu? Perché chi fa questi lavori c'ha 28.000 profili, perché sai, viene bloccato continuamente, quindi gli servono più profili per... Le lascio così, è un baby boomer. Ancora non dici quanti anni hai però, eh? Ancora non dici quanti anni hai? Non sei così sfigata, ma non dici quanti anni hai? Quanti anni hai? Che lavoro fai? Come fai ad essere così preparata? E di solito una che è molto preparata in questo settore mette tutte le foto più belle che ha, perché qui nel nostro settore bisogna dare dimostrazione di ogni cosa. Quindi è strano che tu abbia un profilo vuoto, senza neanche immagine di profilo. Tutte quelle che fanno le unghie, la prima cosa che fanno è mettere la foto, mettere foto dei lavori che fanno. Invece tu niente. Ti abbiamo sgamato, eh. Ne ho 53, ma non ci credo manco se me fai vedere la carta d'identità, guarda. Probabilmente la vai a rubare a qualcuno. Guarda, non so se è peggio, se sei una ragazzina o se sei un'adulta così adulta. Non so qual è peggio delle due situazioni, sinceramente. Infatti avete ragione, infatti avete ragione. Non ti preoccupare, al presto rimedierò. Ma guarda, per me puoi fare quello che vuoi. Neanche ti blocco, ti silenzio. Così ti mani a guardare, in silenzio però. Ciao, scusa, non ti ho salutato, eh. Scusami, sai, ogni tanto divento un po' ignorante. Ciao.
unghie scommesse, quanto dureranno queste unghie, quanto me le lascerò addosso. No, ho bucato qua. Vabbè, dopo rimediamo. Allora, se entra, grazie, se arriva un'altra hater è palese che è lei, insomma, sarebbe un po' sgamata. Si lascerebbe sgamare troppo facilmente. Inizialmente ha solamente espresso un suo pensiero, il che va benissimo. Che ha detto che non erano omogenee ancora prima di limarle e che dovevo mettere meglio il prodotto perché non erano omogenee. E vabbè, e fin qui ha espresso un suo pensiero. E chiaramente le ragazze che stanno qua hanno scritto deve ancora limare, eccetera, eccetera. E lei ha detto sì, va bene, lo so che deve ancora limare, ma comunque deve mettere il prodotto più omogeneo. E poi niente, ha continuato dicendo che non andava bene, in poche parole. E siccome le persone senza foto e senza nome, eccetera, eccetera, non sono mai ben accette, tu faresti entrare a casa tua qualcuno col cappuccio in testa a criticarti, oltretutto? E qui è la stessa cosa, eh? Quindi imparate a usare i social, sia che ci avete 10 anni, 12, 15, 30, 60, 80. Imparate a usare i social. Che poi secondo me quelli che combinano più guai sono proprio gli adulti, manco i ragazzi, manco i ragazzini, sono gli adulti quelli che combinano guai. Ah, il pollice l'avevo già fatto, che culo! Ma no, si impara sempre, io imparo, continuo ad imparare, ma tutti noi continuiamo a imparare, è solo che come al solito c'è modo e modo di dire le cose. Soprattutto se i consigli non sono richiesti. Io non so perché, ma io non mi permetterei mai di entrare in una live di qualche mia collega e dire guarda che devi fare così, così non si fa, eh. Devi ancora imparare, c'è da fare, c'è da lavorare, come ha detto. Cioè, ma non mi... ma come si fa? Ma non sono perfetta, non assolutamente no. È solo che, ecco... Cioè, se un consiglio, un parere mi viene richiesto, allora apro bocca, ma se no, ma che... Ma... Guarda. Ma sì, certo, infatti non si finisce mai di imparare, nessuno di noi è perfetto, ma qui sembra che... Cioè, su questo social, quando ti iscrivi, sembra che in piccolo da qualche parte c'è scritto qui puoi fare come ti pare, puoi insultare le persone, via libera allo sfogo, alla repressione, sì, come si dice, insomma, tutta gente che c'ha... Boh. No, non sto togliendo le cuticole. Aspetta, Gaia. Sto assottigliando il prodotto qui al giro cuticole.
Certo che se poi insieme mi si alza qualche cuticolo e viene via, va bene. Anche la corrente. La corrente? Sì. Ferma. La corrente se ne va lì. Sei cucina. Ungherese? No, non sono ungherese. Perché ho l'accento ungherese? Aspettate che mo torno indietro. Vieni qua, vieni qua. Vai. Mamma. Soffia. Vai. Forte. Oh. Ti metti un po' di burro di cacao, Soffia. Ancora. Vai. Ancora. Vai. Mo vi leggo un po', prima di andare. Grazie a tutte. Sì, infatti, basta. E per quando c'ho il prodotto incastrato sotto, la piccolina Samantha preferisco. Sì, questo è uno dei social più psicopatici che ci sia. Quando entri non è come entrare a casa. Esatto. Sì. Questa punta no, non è diamantata, è una punta carbide che ho io. È andata di nuovo via le correnti. È una punta che ho io, nel mio profilo c'è il mio indirizzo email se volete. Come mai la ricostruzione mi dura massimo 2 giorni? Perché che cosa fai? Ti saluta sempre, hai sentito? La nostra Gaius. Ciao. Ciao. Aia, nanna. Nanna perché ci vediamo adesso. Guarda, adesso mi sbrigo. Adesso praticamente metto il lucido. Lucido, sai qual è? Non sai qual è il lucido? No, non lo so qual è il lucido. È questo. No, quello è il tagliatip. O corta tip in spagnolo, come chiede decirlo. Ma le scipito, ma guarda che ci arrivo. Dov'è? Non toccare. Porfa, non toccare. Ma che lo faccio? Va bene, ma non toccare. Sì, la piccolina è stata una grande scoperta per me e per voi. E per chi l'ha presa, devo dire. Perché c'ho così la freddo e ragazzi ciao il nostro gel mi stanno salutando i nostri gel ho utilizzato acrilico cuore della mamma cuore il super white mamma. Il princess pink. Mamma. Ciao Kate. Mamma. Mia dolce mamma. Perché io non ho le mani? Come non c'hai le mani? Sto scherzando. Uso delle cartine, spargo il prodotto sull'unghia e la allungo. Prima di ciò metto nel prep. E gli altri preparatori? Nel prep, bonder, base gel, usi un gel monofasico, un gel trifasico, per quello che non ti tiene. Mannaggia, dove leva questo? Mannaggia la paletta. La paletta. Mannaggia, lo dice nonno. In secondo luogo faccio una bombatura leggera. No, ma lì secondo me è tutta questione di dei preparatori, eh. Tesoro, però dove compri i prodotti? Dove li compri i prodotti? Seguimi su YouTube e ci sono un sacco di video.
di anni, anni, anni. Pure lei si chiama Lenuco, il suo nome. Lei si chiama proprio Guarda, Lenuco. Se clicca, zitta un po', se clicchi qua, ti si apre il mio profilo, apri il mio faccione e qui c'è il bottone che ti porta sul mio canale YouTube. Credo che tu possa imparare qualcosa. Devi usare... Eh sì, infatti, e soprattutto devi imparare e capire se il tuo gel è un monofasico, un trifasico, un costruttore, un bifasico. Ci sono delle cose da sapere. Dai, abbiamo già finito, dai. Eppure oggi la discussione c'è stata. Qui accanto, aia, mi sono fatta male. E come hai fatto? Mi sono messa male con il nutile. Adesso buongiorno Margherita, vediamo questo, dove si può fare, vedete quello blu, va bene, beh, eccolo il tuo, eccolo il tuo Margherita. Appunto, ho fatto veramente poche costruzioni, tipo per ora due, l'ho preso da Amazon. Allora, va bene tutto, però appunto ci sono delle cose da sapere. Tutti noi abbiamo cominciato da autodidatti, però ci sono delle cose da sapere. Quindi probabilmente dovrai usare un gel di base, un primer, oltre al nail prep. Allora, andiamo con un goccettino di Bonder. Infatti questo, per esempio, si chiama Bonder ed è un aderente. Trifasico e bifasico vuol dire... Il trifase vuol dire che è di tre fasi e ha bisogno del sigillante e del gel di base. Monofasico vuol dire che lui fa tutto, che è un gel di base, costruttore. Oh, Samantha, mi hai mandato un orsacchiotto. È vero, mi è arrivato un orsacchiotto, quasi quasi, sai. Samantha, comunque sui barattoli ci dovrebbe essere scritto almeno qualche cosa, ci dovrebbe essere scritto qualcosa. Grazie user, vedi, anche tu sei una che non mette nel nome, però ti do un consiglio user, se non riesci a cambiare il nome, metti una fotina, una qualche cosa, perché è meglio. Il trifasico è costruttore, sì. Ha fatto mettere il nail prep prima del lucido? No, il nail prep non c'è bisogno, perché basta che usi il cleaner. È il bonder che andrebbe prima del lucido, non il nail prep. Allora, fammi vedere una cosa, un attimo. Perché un giorno una di voi mi ha mandato... Ma certo, siamo pieni. Metti a fuoco. È finito? No, ancora no. Puoi scegliere un colore, questo. Per favore, per favore. Per favore. Mamma mia.
io non so fare a mettere la foto. Gioie, allora, momento, guarda, entri nel tuo profilo, clicchi qua sulla foto, no, allora, clicchi qua nel impostazioni e privacy, account, aspetta un attimo, informazioni sull'account, aspetta, dove sta? Privacy? Commenti, aspetta che non lo trovo, dove si fa? Immagine di sfondo, no. Oddio, non mi ricordo come si fa. Adesso non riesco a fartelo vedere. Devi andare al tuo profilo e fare modifica profilo, ecco, vedi. No, sul colore no, prima di mettere il colore. Il bonder. Allora, voglio prendere. Questo gigante. Poi voglio prendere questo. E basta. Quando c'era una storia, c'era una befana d'olio. Sotto la foto c'è scritto. Sì, è vero, aspetta, perché mostrano. Ah, c'hai ragione, guarda qua. Modifica profilo, ecco qua. Scuola è finita. Modifica profilo e cambia foto. E dai, qua cambia foto. Facile, facile. Quando c'era una bella. Avete ragione. Margherita e Margherito. Margherita e Margherito. Margherito, sai qual è? Il cassetto l'ho preso su Amazon, ma ho scoperto che c'è anche su Shein. Infatti mi deve arrivare. Gaia, Gaia, per favore. Allora, vado a lucidare quelle dove sicuramente non faccio niente. Grazie. Quanto impiego a fare le unghie? Dipende, se sto da sola di meno. Se sto da sola ci metto meno tempo. Non so comprare su Shein. Meno male, ti direi. Meglio così. Non fa il passaggio che ho fatto io con il cleaner, però ti rimane la mano tutta impolverata. Boh, sì, può darsi, che sia per quello che non ha. Voglio vedere un attimo, voglio tornare. Allora, prendo il gel colla. Non so se la ragazza che mi ha mandato queste idee mi sta guardando in questo momento. Mi ha mandato questa foto per dirmi: guarda che carina queste composizioni, eccetera. In effetti sono bellissime, non carine, bellissime. E quindi mo ne voglio fare una. Solo che mi sa che quasi quasi me la faccio sul pollice, perché io ho il pollice, il dito che mi si vede di più. Che dite? Mi sa che me la faccio proprio sul pollice. Il pollice, eccolo qui. Pollice, indice. E
pollice è questo qui. Brava, è proprio quello lì. Oh, però questo è gigante. Aspetta, fammene prendere un altro. Troppo grosso. No, anulare, sì, pollice, pollice. Vabbè, qualcosa farò anche sull'anulare, dai. Non vi preoccupate che non rimango senza, non ci riesco. Qui un cerchietto piccolo, però non c'è. C'è argentato. Mamma! Amore. Ma lei ha cominciato già a parlare. Chi è? Nenuco, e anche questa, anche bimba, guarda, non la cuccio. Non ce l'ho, non l'abbiamo. Oddio, comprato. Mettendoci il sigillante non si vede più la. Accarezzato. Mi hai accarezzato? Sì. Grazie. Non è un graffio, è accarezzato. Grazie. Allora, siccome piccolo non ce l'ho, ci metteremo questo grosso. Però lo devo piegare un pochettino. Perché... Il piccolo sai qual è? Questo. È questo il piccolo. Mm-hmm. Il piccolo è il mignolino. Questo come si dice il mignolo? In che lingua? In inglese? E dillo. E non lo so, mignolo come si dice. Pollice e indice. Pollice e indice. Mm-hmm. Volevo bere una cosa. Su Amazon devi cercare tipo cassetto, porta decorazioni, sai che non mi ricordo. Comunque costa un botto su Amazon adesso, su Shein costa molto meno. L'ho bevuto tutto. Grazie. Sì, ci avrò tantissimo sete e poi mi va in fondo giù sulla porta e mi va per terra della pancia. Uh-huh. E mi faccio la pipì sotto. Benissimo. Tu ti asca ma guarda che facile comprare su Shein, dai retta. Sì, dai retta. Costano 15 euro. 15 euro? Sì, euro. Oh, sorry. Beauty Space Nails, se vai su Beauty Space Nails ti testo sempre e trovi un mare di cose che ti possono essere utili e soprattutto sotto a ogni prodotto c'è scritto a cosa serve, le caratteristiche eccetera eccetera, cosa molto interessante credo per chi è all'inizio. Praticamente non ho fatto nulla di quelle foto che ho, di quella ragazza che mi ha mandato, ma lo farò perché mi piacciono troppo quelle composizioni. Dai, è carino, è bellino, a me piace tanto tutto questo sbrilluccichio. Lo faccio pure sull'anulare qualcosa, dai. Cosa? Ok, mi devo sbrigare, dobbiamo uscire. Eh sì, perché poi non apre la porta e poi si imblocca. Guarda, c'è anche il tipo il kit con nail prep e bonder. Allora, per farmi questa mi serve un altro.
Loro vogliono dormire in camera mia? Sì. Tu no, eh? No. Ah no, tu no. Tu no, mai. Sono loro. Loro sono piccoli perché vogliono dormire in camera tua perché sono piccolissimi e poi piangono con me. Ok. No, ma ti ricordi che tempo fa questi sono diventati miei veri, questi bambini? Io... E loro piangevano tutti e io l'ho sentito. Io l'ho sentito e mi sono dimenticata di mettere i ciucci a loro. Davvero? Loro, e anche il latte non l'ho preso e me la sono dimenticata. Quando ero grande però. Boom! Aia! Oh, c'è una forma che non ho, aciderbolina. Allora io mi vesto? Mi vesto? Aspetta, mi vesto? Te lo devo dire io cosa ti metti, amore. Io mi voglio mettere la maglietta del sole. E qual è la maglietta del sole? È quella che c'ha le strisce gialle. Posso cambiarmi? Aspetta, patatina, scegliamo. Dillo? No, lo dico, scegliamo insieme. No, scelgo solo io. No. Allora, io le prendo, ok? Gaia, a ver. Io le prendo, non me le metto. Non me le metto. È ora di andare, ragazze. Mi sono dimenticata. Bellissimo, sì, è vero. E questi anellini anche su Shein, sì. Ragazze, mi dispiace, ma dovete per forza comprare. Dovete comprare. Dovete spendere anche voi, mica solo io. Che spendo da sola? No, eh. Oh yeah. No, non mi piace quella. Gaia, please. La trovo io dopo. Sì, comunque dopo, prima ho letto qualcosa che... Questa me la trovo per finta, così. Allora, quando ci sono decorazioni che sono un po'... Di questo? Grosse, diciamo così. Di questo? Andatele a riempire. Di questo? No, di... Gaia. Ah, ok, allora rimettiamo a posto. Gaia, me lo puoi chiedere questo? Gaia! Niente, non si regge più. Ma io la amo. Anche mia figlia è così, deve sempre scegliere. Lei a 4 anni parlano come grandi, sì. Questi... Allora, chiudiamo questo. Aspettate che non mi ricordo che altro c'era qua. Vediamo se qui sotto ci metto... Sai che ci metto qua? Oddio, no! Sai che ci metto qua un brilloccone rotondo? No, però questo è troppo grosso. No, troppo. Quello più piccolo. Quello un punto più piccolo. Questo. Questo qua. Sì. Scusate se non vi sto leggendo, ma devo sbrigarmi che questa ragazzina non si regge più.
Ma la tua bimba Marisa quanti anni ha? La tua Giada. Giada, vero? No, Joy. No, oddio, pure lei con la G però. Ok, direi che può bastare, eh? Ci piace questo. Sì, allora, andiamo dentro 10 secondi, adesso chiudo tutto. Giada ne fa 8 a dicembre, ok. E gel colla. Gel colla. Chiudiamo. Sigilliamo tutti. Allora. Dai, è fighissimo. Quando i miei figli avevano quell'età arrivavo a essere ubriaca. Brava, hai detto proprio bene, ubriaca è la... Arrivi a sera ubriaca e che te sanguinano le orecchie. Ok, sigilliamo. Sono riempito il carrello di Shein, sono arrivata a 100 euro. Vai alla ricerca di codici sconto di Shein. Io purtroppo non ce li ho, se no ve li davo. Ma che ne so, cerca pure qua su TikTok. Cerca, scrivi nella sezione cerca codici sconto Shein. Ci sono e ti danno dei coupon. Sì, ma i giochini li devi fare prima, devi fare l'ordine. Non ce l'ho purtroppo. Codice sconto TSX15. Vedi? L'abbiamo già trovato. Quanto ci ho messo per fare queste unghie? Oddio, ci ho messo troppo. Vieni. Soffia, vai, dopo finiamo bene. Ci ho messo troppo per fare queste unghie, troppe interruzioni. Domenica Golino, che vale sempre, tutti valgono sempre, però tante volte se c'hai nel carrello qualcosa di già scontato ti dice che puoi usare solo un codice sconto. Vabbè, comunque voi provate. Senti Gaia, vai a chiudere la porta della camera di Flavio, per favore. Gaia, per favore. Gaia, si sveglia papà, vai a chiudere la porta. Sì, lo so. C'è un casino oggi sta diretta. Flavio non viene con noi. Sì, Flavio viene con noi. Come fa? Come fa? Si alza e viene. Tesorissimo. Circa 2 ore e mezza, cioè una vita ci ho messo. Ci ho messo una vita per fare queste unghie. Tra interruzioni varie. Ma che velocissima. Giusto, Monica. Gli uomini che fanno il pisolino, meglio non svegliarli proprio.
Esatto. Allora vado dentro questa 30 secondi e poi mi sigillo il pollice. Devo assolutamente mettere via questa roba prima che ci arrivano le mani di una certa. Solo in caso di calamità vanno svegliati, solo se c'è il terremoto li avviso. Mio marito non lo sente, eh? Non lo sente proprio. Ah no, questo mi serve. Ah, aspetta, dovevo fare una cosa però, dovevo... Voglio spingere questi cosetti qua, perché mi ricordo che una volta li ho già usati e siccome rimangono alzati, ma santo sei duro, mi si incastravano ovunque. Però questi non sono morbidi. Che devo fare? Ce lo mette la colla, se no questi mi si incastrano. Che gli metti nel caffè? No, lui è, diciamo che si sveglia, che poi si è dura, si sveglia la notte lui per andare a lavorare, quindi c'ha sempre del sonno arretrato. Sento mozzo lui. Che bello, mi piace tanto lo. Vieni. Cioè, no? Così posso guarire. Sì, vai, vai. Vai. Sta diretta è fantastica. Allora, sai che faccio? Riempio. È quasi finito? Questi buchi. È con quasi il... finito? Sì, Gaia. Con il gel colla. Perché sennò questi affaretti mi si incastrano. Ok, li ho coperti. Credo. Il gel colla poi, tra l'altro, è autosigillante. Rimane lucido. Cioè, quando esce dalla lampada è lucido. È rimasto un po' di naso a Gaia. Eh? Eh? Hai detto? Chiedono se ti è rimasto il naso. Se ce l'hai ancora il naso. Ce l'hai ancora il naso? Ce l'hai? Tu il naso ce l'hai? No. No, è caduto insieme al mocciolo. Gaia, no ragazzi, devo smettere perché sennò qui succede un gallicidio. Signore e signori, mi presento la tua madre, si chiama Maria. Ciao Monica. Musicaro, vieni Valentina Musicaro. Qual è il tuo gioco preferito? I pagamenti su Shein io li faccio con la posta pay. Lo puoi dire? Il mio gioco preferito è farmi le unghie. Va bene! Ti piace come gioco? Sì! E tu Matteo? Matteo? Dov'è Matteo? Sveglia Matteo, non sta dormendo. Adesso va a lo sai di chi è il compleanno? No, Gaia. È di Matteo. Ok. E ho visto il video dove smonti l'acrilico sciogliendolo, si può fare anche col gel? No, il gel, a meno che non è un soak off, e non si scioglie, il gel non si scioglie, è per questo che amo l'acrilico. Allora vado in lampada così finiamo, vi faccio vedere il risultato. Mamma, e ce ne andiamo. Puoi fare il vestitino del sole? Adesso ti preparo il vestito. Io lo so dove sta Gaia. Aiutatemi. Ciao Chiara. La diretta la ricarico su YouTube e metto la foto qui. Sembra comodissimo, però peccato. Lo so. Ciao ragazze, vai al parco? No, devo andare da mia madre.
Devo andare dalla mamma. Sono le 4. Oddio, dovrei pure passare a fare un po' di spesa. Sei aperto? Aiuto. Che fai? Sto in lampada aspettando che si asciuga il sigillante. Mi sono fatta le unghie. Buon pomeriggio. Buona serata. Domani. Ma perché urlano questi quando giocano al computer? Dio santo. Sì, un momento che finisco di sigillare. Ok, eccole. Casa di metallo. Allora, questo è il pollice. E queste sono le. E queste sono le altre. Va bene, mi piacciono. Mi piace tanto questa decorazione. Beh, mi piace anche questa, ovviamente. Spero che me durano, me le faccio durare almeno 2 settimane. È troppo. Grazie ragazze. Dopo mi lavo le mani, mi metto l'olietto e niente. Sì, questo mi piace proprio, sto pollicetto così. Mi piace anche questa decorazione qua, è carina, questa composizione. Vediamo se faccio zoom, se zooma. Oh. Niente, non zoom. Vabbè. Donne, amiche di unghie, amiche della festa, vi mando un bacione, grazie a tutte per stare qui con me, grazie, grazie, grazie per stare qui con me, a sopportare gli scleri di tutti, anche i miei, ci vediamo alla prossima, ciao, ciao, grazie, ciao, ciao.